Siamo in compagnia di Katia, di Un Posto al Sole, la conoscerete tutti oggi qui per questo in campo, in tutto e per tutto per essere solidali. Esatto, noi abbiamo fatto lo spot lì in Rai appunto per pubblicizzare la partita, per invitare tutti, speriamo che vengano altre persone, insomma ci fa piacere di essere qui. Io rappresento tutti quelli di Un Posto al Sole. Quindi. Mi sembra che comunque sia una bella giornata di festa, c'è tanta comunque, sì, tanta gente qui. Assolutamente, c'è una bellissima giornata di sole, c'è tanta gente, tanti bambini che portano fortuna e insieme si può fare tanto. Quindi, e noi che abbiamo un piccolissimo volto, come dire, conosciuto, dobbiamo usarlo anche per queste situazioni positive, quindi ci fa piacere. Sono importanti anche queste iniziative, perché ci si rende conto che la gente è sensibile alle sofferenze altrui e c'è un grosso spirito di solidarietà che anima tutta questa gente che è vicina a noi. Ecco. E la Polizia di Stato e il Commissariato di Aversa sono ben felici di partecipare a queste iniziative di solidarietà, anche perché in questo modo insomma, ci rapportiamo con i cittadini in un modo diverso, che è quello del nostro lavoro di tutti i giorni. Da piccolo mi è sempre piaciuto fare beneficenza, ma purtroppo non avevo la possibilità, ho sempre lavorato per andare avanti. Oggi che posso, sono contentissimo di farlo e lo farò per sempre. Ci devono essere molte più iniziative come queste e ci dovrebbe essere molta gente tipo come la penso io e altri che ci sono oggi in campo a fare beneficenza. Noi cerchiamo di dare sempre un contributo, da parte mia c'è sempre stato, al di là degli impegni che uno ha durante la vita, però mi faceva piacere insomma venire qui e partecipare a questa manifestazione importante, aiutare le persone che soffrono. Questo è un momento di gioia per Aversa. Aversa ormai è una città importante, soprattutto in questi momenti in cui si deve riunire per dare un grande atto di solidarietà soprattutto a questa causa, la causa dell'AISA, dove questi giovani, stavo guardando prima, effettivamente è dura vedere che sono affetti da questa grave malattia, però noi cerchiamo di dare il nostro contributo anche morale, oltre che quello economico, per aiutarli in tutti i sensi. Mister, la disturbiamo un attimo, anche perché voglio dire la sua squadra ha segnato, quindi sta andando bene. Sì, abbastanza, sono belli allenati, finalmente. L'ho dovuto frustare questi ragazzi. È il caso di dire un piccolo grande allenatore. Sì, piccolo grande uomo. Non dite niente alla Juventus però. Al di là del risultato comunque oggi chi ha vinto l'AISA. Ha vinto, certo. Ha vinto questa cosa meravigliosa che stiamo facendo.